Eccoci, vediamo se distruggo tutto o ce la facciamo. In una giornata piovosa come questa, una diretta ci voleva proprio, ma ci voleva davvero. Allora, voglio andare a parlare un pochino del riverbero del Merish 5. Innanzitutto, come stiamo collegati, questo è importante, siamo connessi con il microfono a condensatore dietro al Merish, quindi nel canale numero 2 del Merish, quindi tutto quello che ascoltate esce dal main out del Merish, quindi non c'è trucco, non c'è inganno, tutto quello che ascoltate nel bene e nel male è di questa macchina, ok? E una cosa che tengo molto molto a precisare è che l'MLive fa degli sforzi molto grandi, perché la macchina è uscita da un pochino, insomma, quindi ha avuto tantissimi aggiornamenti proprio per rendere la macchina sempre al passo con i tempi, per risolvere le varie problematiche che ogni macchina elettronica ha, quindi ogni computer, ogni tastiera, ogni workstation, per, come la definisco io, per basi, qual è il Merish 5. E con l'ultimo aggiornamento, l'1.9, si è andato a fare si è andato a lavorare su un nuovo riverbero che è molto ma molto bello. E io questo ve lo faccio sentire già da subito, andando ad abbassare. Allora, eccoci, ci sto, intanto vedo di qua e vedo lì da voi. Allora, mi raccomando, ditemi anche se si sente male, come, insomma, come va questa diretta, ok? Se avete dei problemi con l'audio, fatemi sapere. Allora, ecco, dicevamo del nuovo riverbero che a me è piaciuto moltissimo, perché comunque diciamo che nella vecchia versione il riverbero non era proprio come almeno piaceva a me e come diciamo siamo abituati a sentirli sulle macchine ultra professionali, quindi non professionali, ultra professionali, quali tastiere da 4.000 euro o mixer digitali. E invece, ecco, lavorando bene su questa cosa qui siamo riusciti ad inserire un nuovo riverbero che, appunto, ve lo faccio ascoltare un attimo. Adesso questa è la mia voce. One check, one check, one check, sì, prova, sì, one check, prova. Molto molto bello, potete ovviamente entrare nelle regolazioni, andare a scegliere l'attacco, quindi no, il decay, andare a scegliere tutte quelle funzioni che sono appunto nel tipo di effetto, quindi la frequenza, il predelay, la diffusion, il time, il gain, le riflessioni, quindi possiamo comunque andarle a modificare, però è proprio stato cambiato il tipo di riverbero e questo ci tengo a dirlo. Allora, ecco, vi spiego anche come fare l'aggiornamento, perché anche questa cosa adesso ho letto Gianluca Carlini. Allora, l'aggiornamento è diciamo una stupidaggine, nel senso che avete due possibilità. La prima possibilità è quella di fare l'aggiornamento direttamente tramite macchina. Basta aver collegata la penna wifi, essere connessi a internet. A quel punto basta andare su le opzioni, andare sulle utilità e su manutenzione abbiamo aggiornamento software. Clicchiamo su aggiornamento software, lui scarica tutto e poi si riavvia. Una cosa che dico, nel senso che ci tengo anche a dirla perché mi avete scritto in tantissimi, per questa cosa qui, sai, l'aggiornamento non è andato a buon fine, allora mi raccomando, quando fate l'aggiornamento sganciate sia le periferiche comunque che non servono, quali tastiera, MIDI, perché può succedere che magari l'aggiornamento non va a buon fine se c'è la tastiera attaccata. Ovviamente basta sganciare la tastiera, riavviare il Merish, rifare l'aggiornamento e tutto quanto funziona senza problemi. Noi abbiamo da quest'altra stanza, abbiamo Daniela che canta, che fa i vocalizzi e si sentono anche qui in diretta, ma li lasciamo perché sono belli pure quelli. Allora salutiamo Marco, salutiamo tutti gli amici online, quindi questa è la prima possibilità, che è la più semplice, altrimenti andate nel sito dell'MLive e andate a scaricare la versione del software per il vostro Merish. Fate attenzione, quindi il Merish 5 base
All Merish 5 Plus. Ci sono due sistemi operativi diversi per le due differenti macchine, quindi fate attenzione, scaricate, lo mettete nella penna USB, inserite la penna e fate la stessa operazione. Quindi opzioni, utilità e aggiornamento dei suoni. Allora, io voglio cantarvi una canzone molto bella, che a me piace tantissimo, perché voglio farvi ascoltare i suoni del Merish. Ok, in questo caso voglio farvi ascoltare un brano che si chiama di Fabrizio De André, Amico Fragile. Un brano molto bello poeticamente, ma qual è la cosa bella? Che qui suona il banco MIDI, quindi è una base MIDI, non è un MP3 e non è quindi un audio multitraccia. Evaporato in una nuvola rossa, in una delle tante feritoie della notte, quando fa bisogno di attenzione d'amore. Troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposti. Valeva la pena divertirsi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per riservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e a regalare a piene mani uccelli ed altre danze. Onde ai marinai in servizio, fino a scoprire d'uno ad uno i nostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi. Molto più curioso di voi. E poi, sorpreso dai vostri, come state? Meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico, amico fragile? Se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli. Signora, lei è una donna piuttosto distratta. Pensavo è bello che dove finiscano le mie dita debba per forza incominciare una chitarra. Sembra una base MIDI file, vediamo com'è. Il Garibaldi fissa al mare, tira un sorso di rum, che di marsale più l'Havana non ne sbarcano più. Ripensa ai fichi d'India della terra natia, le notti calde giù a Bahia, che malinconia. Ovviamente nella
nella base MIDI posso fare qualsiasi cosa, E attacca banda se una samba sia suonata da Dio. C'è il Garibaldi innamorato per le strade di Rio. Cappello a larghe falde sotto il ponch marron e sotto il ponch amica mia. Batte un corazon, posso darti solo amore, tutto quello che vorrai. Ma posso darti solo amore, ma quando me lo chiederai. Chi va là? Viva Garibaldi, uè paesa, fuoco a volontà, che clamor. Passa il Garibaldi, sì signor, il conquistador. Allora, ovviamente nella base MIDI noi voi potete fare qualsiasi cosa. Adesso vado a abbassare la base, potete andare a cambiare la tonalità, ovviamente velocizzarla, mandarle anche a le varie sezioni, a toglierle. Quindi lascio il basso. Ripensa ai fichi d'India della terra natia. Questi sono suoni MIDI, attenzione, quindi questa è una base MIDI, quindi con il database sonoro del Marish 5, non sono MP3. Allora, è molto importante, perché quello che sto facendo lo sto facendo tutto con il Marish. Vedete, passo da un brano all'altro, metto un po' di musica di sottofondo solo esclusivamente con il Marish. Quindi questo ci tengo a dirlo. Vediamo un attimo. Allora, rispondo a Gianluca. Gianluca, l'effetto voce può essere disattivato anche tramite pedale, quindi questa è una cosa, tramite damper puoi, quindi foot switch che agganci dietro, puoi tranquillamente disattivarlo. Ovviamente avete sentito anche delle piccole distorsioni all'inizio, ma è sempre, diciamo che è normale, perché avendo attaccato il condensatore con un gain un po' troppo alto, poi l'ho regolato strada facendo. Perché qui puoi anche andare a regolare tutto quello che riguarda nel comparto diciamo del Marish, il comparto appunto del microfono, quindi non solo gli effetti, ma scegliere le frequenze alte, medie, la campanatura dei medi e bassi, e scegliere anche la tipologia del gain, quindi di quanto alzare. Nella nuova versione abbiamo il gain che è visibile, quindi finalmente se noi giriamo i potenziometri, praticamente abbiamo un valore dB espresso in dB, sia per gli altri che per i medi che per i bassi. Ovviamente alla Phantom, perché per avere il microfono a condensatore deve per forza avere la Phantom, altrimenti avrei dovuto agganciare in un altro mixer digitale. Invece oggi facciamo tutto con Marish. Allora andiamo a parlare. Bene Dennis, bene, avete risolto, bene. Dai, si risolve sempre, dai, con la M-Live non avete problemi, sicuro. Allora, nel frattempo invece voglio farvi ascoltare una base in MP3, ok? Una base in MP3, facciamo in questo modo, facciamo una base in MP3. Allora, questa è una base di MP3. Vediamo di... Io l'ho messa... Allora,
Adesso parte. La base MP3 che in questo caso potrete anche andare a cambiare la velocità e la tonalità. Ovviamente l'MP3 è una sola traccia, quindi non potrete andare a togliere le varie sezioni, anche se anche nell'MP3 c'è il testo con gli accordi. Con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, ma sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito gessato sul blu e la moviola alla domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove sul primo cassetto, con la bandiera in tintoria una 600, un po' giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Un'altra funzione comoda è quella dello smooth. Premendo il tasto smooth si abbassa la musica, si levano gli effetti al microfono in automatico e possiamo parlare, interagire con la gente. Ripremendo smooth torna tutto come prima. Perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Arab deva de da, arab deva de da, arab bari da. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, fiero, sono un italiano vero. Andiamo a salutare tutti gli amici del laboratorio musicale, della pagina dei matrimoni. Benissimo, benissimo. Adesso voglio invece farvi ascoltare e andare un po' a farvi capire cos'è l'MTA, il Multitrack Audio. Allora, praticamente sono quelle basi fatte in formato comunque MP3, ma multitraccia. Quindi avremo le varie sezioni separate, batteria, basso, chitarra, tastiere, orchestrazione, fiati, eccetera, eccetera, tutte quante divise in tracce separate. In questo caso il Marriage 5 Plus riuscirà a leggere 16 tracce audio contemporaneamente per la traccia che sta suonando e altre 16 per la traccia che poi andrà a suonare, quindi per fare il go-to con l'altra traccia, quindi fino a 32 tracce audio, supportando il cambio del tempo e anche il cambio di intonazione. Allora, voglio farvi ascoltare appunto la canzone, una canzone multitraccia, per farvi sentire la qualità.
feel empty. I'm telling y'all, it's the lyrical recipe, lyrical ecstasy. Hear it no less from me. I accept and expect no less than the best in the domenica mattina si è svegliato già il mercato, in licenza son tornato e sono qua per comprarmi dei blue jeans al posto di questa divisa, e stasera poi le faccio una sorpresa. Ma guarda che se guardi bene, sì, c'è la vecchia che ha sul banco foto di papà Giovanni, lei sta qui da 40 anni. Ho lasciato solo basso e batteria. Capelloni, ladri, artisti e figli di Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, cosa avrai di più? Salutiamo tutti gli amici. Vado avanti a gomitate tra la gente che si affolla, le patacche che ti ammolla quello là. C'ha di tutto, pezzi d'auto, spade antiche, quadri falsi, e la foto nuda di Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, cosa avrai di più? Chicken and bab di 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 si vabbè che quei calzoni sono rotti, vabbè che roba usata, ma chissà chi l'ha portata, quanto vuoi? Quella lì non è possibile che lei insieme a un altro, non è certo suo fratello quello, e sì, e se l'è scelto proprio bello, ci son cascato come un pollo di Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, cosa avrai di più? Porta Portese, Porta Portese, se cosa avrai? E questo era un audio multitraccia. Allora, filtro anti-pop sul microfono a condensatore è fondamentale. È proprio io, non ce l'ho messo. Eccoci. Ah, adesso sentirete forse meno pu-pu-pu-pu-pu, le P rimarranno più tranquille. Bene, bene. Quindi praticamente io ho la possibilità di fare il go-to su due brani. Vi faccio sentire il go-to su due brani importati da Pendo USB. Vediamo se riusciamo, perché poi le basi
potete lanciarle sia da penna USB ma anche all'interno del merch, quindi senza problemi. Vediamo. Faccio un esempio, questa è una base multitraccia. Una base multitraccia. E faccio il go-to. Sfuma con l'altra. Quindi fa 16 più 16. Parli diverso, più giovane di me, in un'altra età, persa perso, in mezzo ai giorni tuoi, pezzi di quella vita che non so. Tu chi sei? Tu chi sei? E posso cambiare tonalità in real time. Tu che hai la nuova promessa di un segno che lasciai nell'infinità, adesso impressa in fondo agli occhi tuoi, figli di quella luce che non è solo tua, solo mia, se l'alba è la stessa. Cielo e oceano, acqua nell'acqua, onda e nuvola, acqua nell'acqua, fiato dentro il fiato, io in te. Quant'è passato corpo e anima, acqua nell'acqua, vene lacrime, acqua nell'acqua, il mio grido nel tuo grido è stato un brivido. Vento caldo da domare per salirci su e tornare, aria e mare, con te che fai un altro sentiero e insegui la tua via in cerca di te vera vera. Adesso voglio passare da un brano per farvi capire che la differenza c'è, ma non è poi così abissale, da un MTA che suona benissimo perché è un multitraccia MP3, ma ha un MIDI, quindi con il suo generatore interno. Vero Marco, 32 mono più 32 mono. Vado alla Hawaii, a l'idroscalo non mi imbarcherò mai. Prendo l'autobus, scendo all'ippodromo e da lì scappi alla Hawaii. Già, e quando arriva l'uragano che fai? Ma giro in Cadillac con gli hula hula nell'hi-fi. Cadero giù, sincopato di giù per una scala di blues. Tentarò una settima più disperata. No, non era quella la serata, si suonava per la grana, mentre la malavita schioccava le dita con Kita du Brasil. Restava sulle Nacheres. E vado alla Westra, Milano, goodbye, fammi fischio e vengo via. A far valore ai tropici, coi piedi sempre bagnomaria. Questa è una base MIDI, eh?
dalle guai, da queste parti non ci pagano mai. Ma prendo l'autobus, un bagno turco e poi da lì scappo alla guai. Mi lascio crescere la barba e vedrai, ai quante femmine va col paradiso del tutù. Ma cadero giù, sbilanciati, colpa di una pitta di rum. Tentare una settima più disperata, mentre naufragava la serata, si suonava per la grana, mentre la malavita schioccava le dita, era l'ora della strip. Con chi ta tutta l'ingari, sbuffava dura minga così. Angelo mio, Metanopoli, addio, chiude il sax e vieni via. A far baldori ai tropici, a far baldori ai tropici, a far baldori ai tropici, copieni sempre bagnomaria. E vedete che anche mi diverto un bel po', mi diverto proprio un bel po', e questo è il bello, che mi diverto un bel po'. E notate come suonano comunque anche le basi MIDI, cioè perché allora molti di voi mi hanno chiesto, no? Ma allora no, scusa, potrebbe bastare un computer con un semplice programmino di questi che si trovano? Senza nulla togliere a chi fa programmi per computer karaoke, assolutamente, ma la cosa che vi voglio dire è che una macchina dedicata è pur sempre una macchina dedicata, nel senso che ha il suo sistema operativo, ha il suo mixer digitale integrato, ha il suo banco di suoni che dal Merish, quindi dalle prime versioni di Merish, è arrivato quasi a un giga di sound library interna, ha i suoni aggiornabili, comunque permette di gestire playlist, migliaia di canzoni MIDI, MP3, karaoke, MTA, quindi multitraccia audio. Insomma, diciamo che allora io preferisco sempre dire sì, ci sono dei programmi per computer che sono molto carini, però non confondiamo una macchina dedicata con un programma per computer. A livello professionale c'è tutto un altro discorso. Poi anche voglio comunque dire questo, nel senso che mi avete chiesto se io nelle mie serate porto il mixer. No, perché essendo comunque, noi siamo un piccolo gruppetto, io e Dani siamo in due, quindi il Merish può diciamo ospitare due microfoni anche a condensatore con la Phantom e due ingressi di linea stereofonici, quindi io la tastiera, quando vado a suonare la tastiera con qui, l'aggancio al line. È molto bella, poi è stato fatto un routing audio veramente degno di questo nome, routing audio, quindi io posso decidere che alcune cose mi vanno su alcune uscite, altre me ne vanno su altre, sulla cuffia ho alcuni ascolti, il microfono magari due, non rientra sulla cuffia perché non lo voglio, cioè posso gestirlo in maniera veramente ottimale. Vi lascio con un po' di suspense, con un po' di musica. Voglio comunque farvi ancora ascoltare qualcosa. Sempre a me piace moltissimo. Piace Baglioni, mi piacciono molti cantautori. Vi faccio ascoltare un MTA che si chiama Le Vie dei Colori, Live Arena di Verona 2018, fatta in MTA. Sentite quanto è bella. Bella mia, io vado via e non ti porto con me. C'è un viaggio che ognuno fa solo con sé, perché non è che si va vicino, perché un destino non ha. Un
mattone vuole essere casa, un mattino di venire in chiesa, ed il matto che c'è in me, che si chiede che cos'è, vuole diventare qualche cosa. E sarà una strada senza fine, sotto ad una spada o una fune, a cercare il mio far west, a trovare il santo Graal, una corsa a brada oltre il confine. Una luce prenderò per te là fuori, quando io camminerò le vie dei colori. Scalerò le rocce in mezzo al vento, sulle tracce di chi ha perso o vinto. Vagherò la mia odissea, l'idea di te, mia dea, tagliati le trecce va in convento. Una voce prenderò per te là fuori, quando io camminerò le vie dei colori. C'era un cavaliere bianco e nero, prigioniero, senza sogno né un mistero, senza fede d'erasia, senza rali di un destrero, senza bionde di un veliero, se la sorte rivolesse ciò che ho speso, io forte non sarei per il mio peso, a volare in un rodeo, a valere del torneo, della morte ed essere il mio sposo. Una pace prenderò per te là fuori, quando io camminerò le vie dei colori. C'era un cavaliere bianco e nero, prigioniero, senza posto né un sentiero, senza diavolo né Dio, senza un cielo da sparviero, senza un grido di un guerriero. Esatto, adesso invece voglio passare un brano in MP3, vediamo, Voi contate che sono online, collegato alla rete, ogni tanto vado a scaricare qualche brano che non c'ho perché ho l'abbonamento All Song, quindi posso scaricare tutto il repertorio dell'MLive. Anzi, passiamo da un MTA, quindi multitraccia, ad un MIDI file. Bandiera, la carezza di un dialetto né una melodia, una cucina così povera ma sincera, allora che cos'è che mi lega a te? Quella faccia strafottente così italiana, di coraggio, di passione, di melodia. Stai nel recinto anche tu, in questo ghetto ci stai per non vivere più. Che bell'esempio che dai. Non rinuncerò, io non sbarrerò la porta, non accetterò che la mia anima sia un'altra ed io. Quanto ti ho amata, pure io.
al mio mestiero, oltre che il mio è pure il tuo, la stessa anima più malinconica, se questo è un addio. Addio. Bene, allora questo era un MIDI file, quindi siamo passati da un MTA direttamente a un MIDI file. Quindi vi ho illustrato un po', diciamo, il sound di tutte e tre le parti, quindi MIDI file, MIDI, MP3 e MTA. Concludiamo con un ultimo MTA, quindi... Quindi andiamo a concludere con un altro MTA. The beat to me like sap to a tree, it's in me, the rap happens to set me free, instantly when the mic touch this MC, without the mic. E con questo salutiamo tutti, poi ci ricollegheremo, ci saranno tante novità, però intanto vi lasciamo con l'ultimo brano, sempre MTA, 16 tracce audio. Bentornati a questo sole, nelle camere di tutto il mondo, quando allaga letti e cuori che si girano per un secondo, uno specchio che si invecchia mentre raschiano i sogni e il mento, per ricominciare le strade e li coglie di fianco il vento, le spalle strette vanno nelle vie che di luce come di candele, camicie silenziose nel mattino, che si spacca in due come una mela, ombre di donne vive, si aggiustano le calze, baciano rossetti, si affrettano la vita inseguite da un mare di capelli e di te, e tutti amore a dare indietro ieri per un altro cuore, un mucchio di pensieri e tutti in fila verso il vento del 2000 e noi al centro di un frammento della vita, al centro della vita. Sotto questo cielo muto, una scena ferma che riprende e si affaccia alle finestre mentre tirano sospiri e tende. E la gente si alza insieme, come quando c'è un gol allo stadio e si accendono rumori e notizie fresche della radio. Quando gli uomini correndo stringono le giacche di polmoni, ognuno ha la sua storia in macchine, di latta che si inseguono a milioni. E le ragazze dei tram che scrivono messaggi dentro le bottiglie, in fondo al diario e sognano, appese ai desideri e alle maniglie, tutti quanti a
a risalir dal fondo e andare avanti, come se iniziasse il mondo e tutti accanto, e ognuno un po' da solo a dire quando si potrà partire in volo. E ragazzi in giacche colorate, i gusti misti, ribelli un po' sbagliati, vanno in classe come si entra dai dentisti. Innamorati pazzi che vivono il più bello degli amori, gli occhi travolcanti cantano più forte dei motori, e tutti adesso incontro un sogno che non è lo stesso, ma ne abbiamo già bisogno, e tutti ci guardiamo intorno e ci chiediamo se questo nuovo giorno, un giorno nuovo, un giorno nuovo, non debiti, un giorno nuovo, un giorno nuovo, un giorno nuovo. Il bis. Questa me la dedico, la dedichiamo a tutti. Di notte di luna che imbroglia i cani, vagabondi invisibili nelle vie che sanno tutto e ci cammini, a tempo col rumore della terra che gira, i fornai che fanno il pane di domani, secchi d'acqua che svegliano i balconi cotti di sole del mattino, in questa notte di stelle distratte, di figli notturni sul mio viso, l'alito largo del vento mi seguono usando i pantaloni, e quante dita stanno acchiappandono te che cadono giù dal paradiso, e le giornate si chiudono dietro le serrature ed i portoni. Buonanotte ai piccoli dolori, buonanotte a tutti i suonatori, buonanotte a queste nubi d'inchiostro, buonanotte a questo figlio nostro. Curva di cielo ed ogni onore è un ricordo che torna a bruciapelo e porta via a 7 giorni sbagliati per una notte di pace e cuori affaticati. Notte di notte, notte di notte, tesa come pelle di tamburo, che buca la pazienza dell'aria cercando di capirmi gli occhi, in questo stesso istante tra la California e il Giappone c'è chi inventerà il futuro per tutti gli uomini che passano sui fogli del mondo come scarabocchi, in questa notte di stelle distratte, sorprese da un'alba che confonde muri vecchi che respirano un giovane cielo rattoppato, e un risveglio salato di mare sui pontili deserti che scavalcano le onde, come qualcosa di rauco che ti chiedi cos'è mentre ti è già passato. Buonanotte ad ogni nota d'argento, buonanotte a un sollievo di vento, a questo silenzio d'oro, buonanotte, buonanotte. Qui, in
nessuno mi sto frugando parole per far sognare qualcuno. Quando verrà dal cielo dove si trova una speranza di luce, una canzone nuova. Qui, in questa notte di notte, a guardarmi la vita dentro le mani vuote. Ma che cos'è mai che mi fa credere ancora? Mi riga gli occhi d'amore e mi addormenterà dalla parte del cuore.